Ofena, paese di appena 513 abitanti, approda in promozione. Lo storico risultato si è concretizzato ieri con 4 giornate d'anticipo. Il Real Ofena, vincendo in casa per 3-1 contro il San Giovanni Teatino, si aggiudica matematicamente il girone E di prima categoria. Le reti del successo sono giunte nella ripresa. Al quarto del Conte, ottimamente servito dall'argentino Manno, porta i suoi in vantaggio. Al decimo Sigler, doppio Manno, e al diciannovesimo chiude la gara del Conte. Alla mezz'ora gli ospiti accorciano le distanze, vince 3-1 il Real Ofena, che nella prossima stagione disputerà il campionato di promozione. Grande festa per il traguardo raggiunto, una vittoria che è stata dedicata a Mauro Castagna, sindaco di Ofena, scomparso nei giorni scorsi. Un pensiero a Mauro Castagna, un grande uomo di sport che 5 anni fa, quando è stato eletto sindaco, la prima cosa che ha fatto ci ha appoggiato in questo nostro progetto. Questo è quanto ha affermato il presidente del Real Ofena, Gianni Dell'Orso, che nel ripercorrere i 5 anni di storia della società ha sottolineato l'amore verso la squadra di calcio da parte di molti compaesani emigrati all'estero che stanno rendendo possibile questa avventura. Devo condividere questa gioia incredibile, immensa, con i miei soci fondatori della società che stanno all'estero. Devo dire anche un grazie incredibile ai nostri dirigenti che veramente fanno un lavoro bellissimo qua nel paese, tutti i volontari del paese, i giocatori, il mister. 5 anni sono stati incredibili, 5 anni abbiamo fatto 3 promozioni dirette senza fare i playoff. E ringraziamo tutti quelli, abbiamo cominciato con i giocatori di Ofena che sono stati bravissimi, poi man mano ovviamente si aggiungevano altri e devo dire noi come associazione Ofena nel mondo avevamo già in mente qualche anno fa di costituire la società. Mauro Castagna ci ha dato una grandissima mano mettendo a disposizione il campo, gli spogliatoi e il suo grande entusiasmo uomo di sport veramente.